Un uomo di origine maghrebina, residente da anni a Pacheco, questa mattina ha fatto andare letteralmente nel panico i passanti nella centralissima piazza Vittorio Emanuele. Si è gettato addosso del liquido infiammabile minacciando di darsi fuoco. All'origine del gesto sembrerebbe che ci siano motivazioni familiari per l'affidamento dei figli. Infatti il tunisino ha gridato ai vigili intervenuti sul posto: «Datemi mia figlia, datemi mia figlia!». Un gesto di disperazione per un diverbio con gli assistenti sociali che stamane sarebbero intervenuti con le forze dell'ordine per levare la custodia del minore. Il quarantenne sposato e separato con una coetanea, anche lei tunisina, che vive anch'essa a Pacheco, avrebbe altri figli con la moglie, ma stamattina i carabinieri sarebbero intervenuti con la forza dopo aver ricevuto direttive in tal senso dagli assistenti sociali, cui già altre volte si era rivolta la compagna. Signora, l'uomo che minaccia di darsi fuoco è suo marito, che cosa sta succedendo? Mio marito, sapendo, siccome quasi un mese fa, mia figlia è grande, 17 anni e mezzo, se ne fui io col sito, non lo sappiamo se è morta o viva. Loro mi hanno detto fino stamattina è in comunità, ma arriva telefonata dall'assistenza sociale, vieni con la bambina piccola. E invece mi è stata tolta pure la bambina piccola da 9 anni, piangendo. Ora ho la casa vuota, al buio, né quella né l'altra. Mia figlia piange, sapendo mio marito, vuole dare fuoco per questo motivo. Abbiamo andato al carabinieri, tutta la famiglia. Io voglio mia figlia, la piccola, e mia figlia, la grande, torneranno a casa al più presto possibile. Chiedo aiuto a tutta l'Italia. L'uomo avrebbe minacciato altri insani gesti anche perché è in possesso di una motosega. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, sono intervenuti i vigili del fuoco ed un'ambulanza del 118 per evitare il peggio. Paradossalmente, l'uomo ancora non è stato bloccato e vaga per le strade intorno alla piazza, cercando anche di prendere la vettura con cui è giunto sul posto.